di Happy Bikers, meu meu, e bentornati nel salottino da quarantena. Ebbene sì, siamo ancora qui e voi vi chiederete: ma quando farai uscire un nuovo motovlog? Diciamo che sono nella vostra stessa situazione, in quarantena. Ma oggi sono qui per portarvi le spese di una moto che secondo me vi piacerà davvero e vi interesserà davvero un botto, perché costa un bel 14.000 euro in più rispetto all'ultima che abbiamo recensito. Parlando, comunque stiamo parlando del Panigale V4, Ducati Panigale, santo cielo, quando risuona questo nome desmodromico, tirititaratata, è un po' come parlare della Ferrari, sarà mica per questo che sono tutte e due rosse? Vabbè, grazie al nostro amico Pizza, che ogni tanto compare sul nostro canale, qui di HP Bikers, insieme appunto al suo Panigale V4, comprato nel 2019, abbiamo al nostro attivo i dati sensibili dei costi di uno che vuole mantenere appunto un Panigale. E allora cominciamo subito dal primo dato, l'assicurazione. Il nostro Pizza ha fatto un'assicurazione solo RCA annuale a 320 euro. Poi ha fatto un'assicurazione con Ducati per furto incendio che gli assicura praticamente per tutta la durata il valore completo della moto, cosa che le altre assicurazioni non danno. Quindi diciamo che c'è l'RCA da 320 euro più l'assicurazione di Ducati. Pensavo molto peggio, se devo essere sincera. Però comunque diciamo che lui, essendo che la usa tutto l'anno, pur essendo sospendibile, non la sospende, quindi si pippa tutti questi soldi ogni anno. Comunque noi teniamo sempre la stessa cosa, come se la utilizzasse per 6 mesi l'anno, quindi faremo sempre i conti per 6 mesi l'anno. Passiamo alla seconda nota dolente, che è il tagliando. Il primo tagliando si fa a 1200 km per un prezzo leggero di 200 euro, quindi circa una cinquantina di euro più degli altri. Ma d'altronde, se hai un Panigale hai anche i soldi per mantenerlo, si suppone. E poi ogni 12.000 km va fatto il tagliando. Il nostro Pizza ha già fatto il primo tagliando dei 12.000, spendendo 400 euro. Ci sono però 200 euro di pastiglie dei freni, quindi lì bisogna vedere se finite le pastiglie, ma probabilmente vi succederà, o se non le finite potete andare avanti ancora per dei chilometri. Comunque noi le lasciamo dentro e sono 400 euro per il secondo tagliando. Poi mi ha detto che quello dei 24.000 km costerà ancora di più, su 600 euro, perché c'è da rifare il gioco valvole, ma questo lo vedremo probabilmente in futuro. Per adesso ci attestiamo su queste cifre. Per i consumi urbani ci è stato detto che, come leggo, perché non mi ricordo tutti i dati, abbiamo un consumo urbano a 150 km con 16 litri di benzina, ovvero un pieno, perché tiene 16 litri, quindi 20-25 euro di benzina, dei se si fa 100 ottani oppure un benzina normale. E mi ha detto che praticamente la moto scalda e soffre molto nei contesti urbani, ed effettivamente non è una moto da contesto urbano, se non avete comprato uno scooter, un cinquantino, un 125 o comunque non una super sportiva, ecco. Quindi consuma di più nell'urbano che nell'extraurbano, effettivamente, perché nell'extraurbano, con la stessa spesa, ovvero un pieno, su una velocità di 130-140 km/h, si riescono a raggiungere i 200 km. E voi direte: ammazza, però comunque rimangono sempre pochissimi rispetto alla spesa che si fa addirittura con un CB650R, senza andare a prendere un 400 cilindrata. Sì, per questo il Panigale è una moto abbastanza d'élite, un po' come tutte le super sportive, 1000-1100, insomma, moto di grandi cilindrate e con tanti cavalli, soprattutto perché i cavalli bisogna dargli da mangiare, no?
Sì, quindi per un viaggio medio di 500 km, come noi prendiamo sempre in considerazione il nostro bel viaggetto medio, la spesa sarà di circa 60-65 euro a seconda di quanto si gira la manopolina del gas, perché questo ovviamente è una delle tra virgolette pecche del Panigale. Ovviamente voi avete una moto estremamente performante, però anche estremamente ciucciante. Quindi mettete in conto di pagare anche tanto di benzina, anche se sinceramente pensavo qualcosina addirittura in più. Vabbè, io sono sempre catastrofista. Abbiamo un bollo? Eh certo, più cavalli c'hai più paghi il bollo. E il bollo è 160 euro. Non so, credo forse di pagare meno di bollo con la mia macchina. No, non è vero. Però comunque 160 euro ogni anno di bollo vi partono. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, il nostro pizza è un perfettino, lui pulisce sempre molto bene la moto, tiene, beh certo, insomma è una moto di un certo valore molto alto, per quanto tu possa amare una moto, la ami ancora di più a questo livello e quindi diciamo che magari si possono usare anche dei prodotti un po' più particolari per la pulitura magari della sella, che lui ha messo la sella Power Parts Ducati, diciamo, quindi magari ci vuole una manutenzione un po' diversa, prodotti un po' più curati. Diciamo che se stiamo su una spesa annuale di 40-50 euro, che non è molto diversa comunque dalle spese delle altre moto che abbiamo visto finora. Però, insomma, c'è sempre quel pochino di differenza, che poi andremo a sommare tutto alla fine. Poi abbiamo la manutenzione straordinaria. E voi dite, e che cavolo, una moto da 24.000 euro non ce l'avrà la manutenzione straordinaria in un anno di utilizzo? E invece sì. È stato sostituito un tubo della pompa della frizione, che sembra che adesso funzioni, però vabbè, e anche è stata fatta la manutenzione al sensore del cambio elettronico. Ora, 24.000 euro di moto, ok che queste cose sono state fatte in garanzia, quindi nessuna spesa, però una moto da 24.000 euro in un anno due problemi, non aggiungo altro, rimane sempre una gran figata di moto, però secondo me questo tipo di moto, magari non tutte, però rimangono un po' delicatine, forse perché danno addirittura troppo. È un discorso che non mi sento di affrontare perché non ho effettivamente nemmeno mai testato una Ducati, niente, cioè mi ci sono seduta sopra e basta. Non voglio cadere nei classici luoghi comuni, diciamo. E poi un'altra cosa che io ho inserito nella manutenzione straordinaria, ma è in realtà nelle spese da tenere in conto per una moto del genere, è che scaricando a terra così tanti cavalli, scaricherete a terra anche tanta gomma. E quindi vi dovete fare un calcolo, se fate una di sì, 10.000 km annui, di fare almeno due cambi gomme. A seconda poi del brand che scegliete, ci sono quelle che costano un po' di più, quelle che costano un po' di meno, eccetera, eccetera. Comunque fate un'idea di 350 euro a cambio gomme moltiplicato per due. E questo quindi vi porta ad un prezzo totale che è questo. Ovviamente finché si rimane su una cilindrata bassa o media i prezzi non si discostano di tantissimo, invece quando si va su una super sportiva o una moto comunque con una grandissima cilindrata i consumi di tutte le parti eccetera diventano più alti e voi dovete mettere in conto di avere sì una moto con un grande valore ma di poter perdere quel valore molto velocemente, perché si usura, se voi usate la moto si usura, il valore si perde, dovete cambiare i pezzi, dovete spendere dei soldi, perché dopo la garanzia dovete spendere dei soldi, c'è niente da fare. E quindi questa ovviamente secondo me non è una moto per tutti, è una moto per chi ha uno stipendio fisso, un lavoro a tempo indeterminato, la possibilità di spenderci dei soldi effettivamente, quindi non un lavoro da 800 euro al mese perché non ci è arrivato. Diciamo che per poter mantenere una moto come Panigale dovete avere uno stipendio molto più alto, ecco. Per intenderci, ma non voglio fare i conti in tasca a nessuno, logicamente c'è chi è nato ricco, c'è chi ha un buon lavoro, c'è chi se lo può permettere e ben venga. È giusto che lo faccia, magari uno rinuncia ad uscire tutte le settimane e se mantiene il Panigale va in giro a domenica col Panigale. Mi sembra più che giusto. Solo l'unica cosa, non mi sento ovviamente di consigliarla a tutti questa moto o a tutti quelli che vogliono una super sportiva anche, perché ci sono super sportive 600, con prezzi più contenuti in generale, che secondo me sono tra virgolette da preferire,
per un pubblico più vasto, anche perché questa è una moto comunque che si può mettere sotto le chiappe una persona che ha una certa conoscenza già del mondo motociclistico, già chi ha avuto per diversi anni moto di medio-alta cilindrata, perché non è adatta a tutti, insomma, sotto tanti aspetti. È una moto da ammirare assolutamente, da ammirare chi la guida, chi la sa portare e soprattutto chi ha la testa per portarla, perché non tutti la usano, secondo me, nel modo giusto. In generale le super sportive. Fizz è uno di questi. Io mi sento di fargli tanti complimenti perché è bravo a guidare, non è esagerato e ha una bellissima moto che la tiene con molta cura. E io adesso vi saluto dopo questa sviolinata. Vi invito a seguirci sul canale di Telegram, così verrete sempre aggiornati su tutto. Su Instagram, dove metto un mucchio di foto e tendo sempre a tenere aggiornata la situazione in generale, per farvi sapere che cosa porterò, che cosa non porterò, insomma, seguiteci su Instagram, iscrivetevi al canale, perché se non vi iscrivete, io a chi li faccio vedere i video? E meu meu da Happy Bikers al prossimo video! Pick up my sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarms and the chaos is rising, leading the charge, I'm coming.